Hashtag oltre le distanze. Noi restiamo aperti. Questa sera voglio parlare con te del wow. Sì, proprio in questi giorni in cui le notizie peggiori si rincorrono, proprio in questi giorni di difficoltà, voglio questa sera portare proprio la tua attenzione sullo stupore. Sullo stupore, sulla meraviglia. In questi giorni non possiamo muoverci, il che vuol dire che quel contapassi che abbiamo al polso funziona veramente poco. Ma c'è uno strumento che potrebbe funzionare di più. E sai qual è? È proprio il conta wow. Il wow è quel suono meraviglioso che noi pronunciamo quando ci sentiamo di fronte a qualcosa di bello. Quel wow dice che ci stiamo stupendo. E quando è che noi ci stupiamo? Quando impariamo a non considerare le cose come dovute, come scontate. E allora, miei cari famiglie, miei cari amici che in questi giorni state seguendo questo bellissimo progetto che Sentemente ha posto in essere hashtag oltre le distanze, a voi familiari, a voi professionisti della cura della relazione. Questa sera il tema è proprio questo: infarcire le nostre giornate comunque della capacità di dire wow, della capacità di provare stupore, della capacità di prendere ciò che fino a ieri era scontato e ordinario e renderlo straordinario. Perché ditemi, non era forse scontato aprire la finestra di casa e far entrare la luce? Ma oggi, aprire quella finestra al mattino, non è forse per tutti noi un motivo di gioia, un motivo di bellezza? Forse non era scontato per noi poterci scambiare abbracci, poterci scambiare affetto. E quanto oggi magari sentiamo la nostalgia di quell'abbraccio, di quella parola. Ecco, questa sera rifermati un momento e se puoi inizia a riflettere. Riflettere per chiederti semplicemente: oggi quali sono stati i momenti che mi hanno tolto il fiato? Oggi cos'è successo di bello nella mia giornata? E a tutti i familiari dei nostri gruppi WhatsApp, centinaia e centinaia di famiglie che in questi giorni stiamo incontrando e seguendo, beh, se ti va, scrivilo nel gruppo di WhatsApp che cosa oggi ti ha fatto felice. E se sei una delle tante persone che non fanno parte di questi gruppi, ma lo stesso vuoi vivere con noi questa esperienza, stasera fai una cosa: riempi il tuo profilo Facebook di questa riflessione. Oggi cosa è successo di bello? Perché anche ai tempi del Covid-19 tu possa continuare a contare i tuoi wow. A domani.